Sì, dalla Galleria Rizzoli tuo padre viveva all'inizio del secolo, erano gli anni ruggenti della sua giovinezza quando lui fondava questo straordinario movimento che era artistico e era politico. Tu sei sempre vissuto a Milano, hai sempre vissuto nel mondo di tuo padre? No, non sono vissuta sempre a Milano, anzi sono vissuta con lui a Roma. Venivo spesso a Milano e venivo proprio qua sopra al Savini, perché lui stava in genere in albergo quando veniva a stare per magari alcuni tempi un po' più lunghi, perché sennò le sue rapide apparizioni milanesi non facevano parte della mia vita. Io vivevo a Roma con mia madre e le mie sorelle, Vittoria, Ale e Luce, siamo tre. Vittoria, nel 37, siamo nel pieno del regime fascista, tuo padre era accademico d'Italia, andava alle riunioni con la Feluca, era considerato uno dei capisaldi del regime. Tu dici che incontrava gli anarchici. Sì, lui incontrava tutti i suoi amici, poi lui era, in fondo bisogna un po' sfatare questa cosa. Nel periodo del fascismo mio padre era principalmente futurismo per lui, e in casa nostra si respirava aria di arte.